Allora, mister, non possiamo che parlare bene della Samba di questa sera, anche se ovviamente sono solo 2 settimane lavorate, però si vedono buone cose. Sì. Forse secondo me qualcosina da correggere, ma c'è tantissimo tempo, e quello che si è visto nel primo tempo sui 2 gol della Salernitana, dove le linee di centrocampo e di difesa erano un pochino troppo larghe, quindi la fase difensiva secondo me... Sì, abbiamo subito il primo gol, bellissimo. La fase difensiva va già bene. Sì, vabbè, è normale che sono 2 settimane. Io avevo chiesto ai ragazzi di far divertire il pubblico, che era la cosa principale, far divertire il nostro presidente, far vedere la voglia che ci hanno e di mettere in atto quello che stiamo provando, che abbiamo provato in queste 2 settimane, perché comunque il ritiro ancora non è finito. L'approccio alla partita è stato buono, ottimo, siamo entrati subito in campo con una mentalità buona e anche i ragazzini, e non solo, nel secondo tempo sono entrati con un approccio importante, per cui la voglia di fare la prestazione c'è stata. Per me e per noi questo deve essere importante, perché quello che ho chiesto a loro è stata la prestazione, non il risultato, perché comunque giocavamo contro una squadra di una categoria superiore. Gli ho chiesto loro comunque di continuare sempre a giocare e di provare le cose che abbiamo fatto in queste 2 settimane. È normale che non possiamo essere brillanti, perché veniamo da 2 settimane importanti. Anche stamattina i ragazzi hanno lavorato tanto, ma credo anche la Salernitana. E per me, personalmente, mi ha fatto piacere vedere il calore, finalmente ho assaporato il calore della tifoseria e mi sono reso conto subito che il nostro 12° uomo in campo. E mi ha fatto piacere l'applauso della curva, della gente che è venuta a vedere la partita, perché hanno premiato l'impegno dei ragazzi. Ecco, poi il risultato era relativo. Mister, in alcuni momenti sembrava un po' scollegato che parli del secondo tempo. Sì, bisogna lavorare, perché comunque sia molte volte anche il trequarti, no? Quel giocatore che crea deve unire i reparti. Molte volte magari la voglia di andare, di attaccare lo spazio, di rubare palla ci ha fatto allungare e subire magari l'avversario, ma questo è successo il primo tempo. Nel secondo tempo invece, con Damonte e Genovese, questo non è successo, insieme a... per cui stiamo lavorando, mi hanno fatto vedere che comunque si stanno mettendo a disposizione per l'idea del mister. Mi piace il carattere che hanno questi ragazzi, cioè sono scesi spensierati a fare la partita, e questo per me è molto importante. Ecco, e questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere. Non dobbiamo guardare l'avversario, ma dobbiamo guardare soprattutto quello che sappiamo fare noi. Mister, vedendo nel secondo tempo la prestazione dei giovani, l'impressione che lei abbia l'imbarazzo della scelta è che i vecchietti, gli over, possono stare tranquilli, perché comunque dietro ci sono tanti giovani che scalpitano. Ma noi puntiamo sui giovani, per noi sono importanti. Se sono qui è perché possono far parte di una squadra importante che cerca di far bene. Per cui li ho fatti giocare tutti, perché era giusto così. Quello che abbiamo creato è un mix tra over e ragazzi. È normale che il ragazzo, per prendersi il posto, deve sempre dare fastidio al vecchio. Io non guardo l'età, per me il giovane è come il vecchio, io guardo la settimana, guardo quello che loro mi possono dare. Poi se uno ha 16 anni o è un altro 31, non è detto che quello di 31 possa giocare. Per cui loro devono fare soltanto i calciatori, dimostrarmi che hanno voglia e io li premierò. Buona, ha fatto un buon calcio, ma è una categoria superiore, questo si sa. Però c'erano di fronte 2 squadre che cercavano di giocare al calcio, e in questi tempi non è facile trovarla. No, e quello dipende comunque dalla mentalità dell'allenatore, perché comunque sia, ti ripeto, quello che ho detto ai ragazzi è che noi non dobbiamo aver paura di giocare a calcio, perché il calcio è divertimento, il calcio lo dobbiamo fare per far divertire la gente. Se riusciamo a giocare a calcio ci possiamo divertire e far divertire, e quando giochi a calcio è molto più facile fare il risultato. Non mi piacciono a me i possessi palla così esasperati o il lancio lungo, mi piace l'azione ragionata e cercare comunque di colpire con le nostre qualità, e noi ne abbiamo tante. E parlavamo qualche giorno fa proprio in ritiro con lei, c'è qualche giocatore della Salernitana che potrebbe interessare alla Samba? No, io credo che comunque sia, per ora il nostro mercato è chiuso. Sia per gli under, per tutto? No, è chiuso assolutamente, è normale che poi la società deciderà quello che vuole fare, è normale che
loro se hanno la possibilità di migliorare la squadra lo faranno, perché il nostro presidente, la nostra società non si è mai tirata indietro. Io non chiedo nulla assolutamente, poi si valuta tutti quanti insieme, io sono molto contento di questa rosa.